Amici miei, sono fermo al benzinaio, quindi non pensiate che io non metta la cintura di sicurezza, anzi, mettetela sempre. Ragazzi, questo è l'ultimo viaggio che farò con la mia piccola Mercedes. Benvenuti in questo nuovo video. E con questa macchina ne abbiamo passate tantissimo. Ci siamo trasferiti dopo un mese dal suo acquisto in Spagna insieme. Quindi l'ho vissuta principalmente in Spagna, poi c'è stato il Covid. E molto spesso con la mia piccola indistruttibile Mercedes Classe C Coupé siamo venuti spesso in Italia. Ho fatto veramente almeno 8-9 volte la strada Valencia-Milano o Valencia-Roma. Devo dire che è stata una macchina che non mi ha mai dato nessun problema, ma è giunto il momento di dimenticare un po' quel tempo che è stato. Io mi affeziono tantissimo agli oggetti, e questa, ragazzi, devo dire che è stata una macchina che ci ha accompagnato tantissimo. Ma facciamo un piccolo recap di quello che abbiamo vissuto con la Mercedes. Sono veramente triste. Salutala. È l'ultimo lavaggio, ragazzi. Oggi è il venerdì 20 gennaio, settimana prossima arriva quella nuova e quindi è l'ultimo lavaggino. Guarda come la guarda, spensierato. Quante ne abbiamo passate? Adesso ti racconto quello che abbiamo passato. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, direi un triste video. Grazie a Michele per accompagnarmi in questa avventura. Sì. Siamo all'esterno perché oggi dobbiamo salutare la Mercedes, ragazzi. Per chi non l'avesse mai vista, io ho fatto una volta un video, ma non gli ho mai dato troppa importanza a questa macchina perché sono sempre stato uno stronzo pigro. Però qua abbiamo passato un sacco di momenti bellissimi e anche brutti. Ci saluterà perché a fine mese, quindi a fine gennaio, i primi di febbraio, arriverà quella nuova. E quindi è arrivato il momento, oggi l'abbiamo addirittura lavata. Non ve l'ho mai fatta vedere per bene, magari in qualche storia o nel primo video che feci, ma voi non l'avete nemmeno mai vista wrappata, perché io sempre per la mia pigrizia non ho mai fatto un video dove vi facevo vedere il wrap. Quindi, prima di salutarla, facciamo un bel recap. Io sarei dovuto partire per Roma, ragazzi, ma sono arrivato in macchina e ho trovato questo. Allora, ho detto, vabbè, raga, mi hanno spaccato il vetro, magari mi hanno rubato qualcosa. No, perché c'è tutto quanto. Ma come cazzo guido se mi hanno rubato il volante, raga? L'auto mi dice, anteriore sinistro, anomalia, recarsi in officina. Vabbè, ma io non c'ho il coso, porco due, come cazzo ci vado in officina? Fa pure freddo, 5 gradi. Posso guidare così tutto il tempo, tanto sto bravo. Con il bulloncino, raga. Che format. Che format. Bene, sì, dicembre 2021, ragazzi. Ero tornato a Milano da poco, è stato veramente un bel piacere. Hanno deciso di rubarmi il volante. Cioè, tu prendi e poi ruba il volante di una macchina. Fortunatamente ho trovato anche il mio amico Mosca di Garage Mosca, Mosca Garage, che mi ha dato praticamente questo volante in linea poi con le linee della macchina, tipo anche la scritta LED qua sopra, insomma, questo è un rosso tocco, questo è un tocco di e nero. Questo è un classe. tocco di classe, speriamo che la compri un altro che si chiami Lorenzo Dimitri, perché so cazzo. No, però comunque riprende un po' tutti i colori della macchina, come il rosso, anche come le pinze dei freni. Mi hanno rubato praticamente questo volante, io scendo, come avrete visto appunto nel video di poco fa, scendo di casa, dovevo andare a Roma e pensate che il giorno dopo avevo il volo per andare a Valencia, per andare a fare il trasloco E della non vecchia potevi casa. andarci. Non potevo andarci, quindi che ho fatto? La macchina l'ho incastrata, non so come è venuto uno, che, insomma, come avete visto nel video, l'abbiamo spostata con il pappagallo, fa molto ridere. E niente, l'ho dovuto lasciare praticamente per 2 settimane sotto casa perché mi hanno rubato il volante. Ma potete rubare il volante? Ma riportate di vostra, raga, ma sei veri? Aspetta, c'era qualcuno che ne aveva bisogno e vedeva che a Qualcuno te ne non aveva bisogno, serviva. ma preferivo averglielo comprato io su Amazon, sai, quello della Playmobil, cioè, così, ma non mi rubare il volante. Tra l'altro, sai che cosa hanno fatto? Hanno rotto il vetro del passeggero, perché sennò ovviamente come facevano a lavorare bene? Loro avevano rotto il vetro, hanno aperto quella portiera, hanno fatto sighete taghete, sighete taghete, il volante in gola, sono scesi, hanno chiuso la portiera, d'altro hanno chiuso anche la portiera, non hanno rubato nient'altro e mi hanno rubato il volante. Questa roba mi ha fatto molto ridere, non mi ha fatto ridere di per me, In effetti. ma l'abbiamo presa con filosofia, infatti adesso vi facciamo un content su YouTube. Leo, ci spieghi un po' cosa è successo alla macchina? Che vedo dei segni Che strani. segni, questo tu dici?
Parli anche di queste macchioline qua sopra. Esatto, proprio queste macchioline che poi si sono trasformate in buchi sulla, sul mamma drap, mia. Ti racconterò. Questi segni non andranno mai più via. Infatti sono sul drap. Il drap una volta sfilato sotto la macchina è completamente nuovo. Questa è la stessa reazione che ho avuto io quando ho scelto questa cosa che ti racconto adesso. Questi segni che facciamo vedere qua, vedi, guarda che sono marroncini, che addirittura si è alzato, vedi il braccio, no? Sai cosa è successo? Dei simpatici signori del piano di sopra dove abbiamo gli uffici hanno deciso un giorno, infastiditi da non so cosa, forse dalla presenza delle nostre belle macchine, di lanciare un liquido acido, non so se fosse acido o qualcosa, che comunque ha mangiato la carrozzeria, una parte del faro, tutta la carrozzeria, vedi, sono venuti i brufoletti, le lentiggine, e quindi questi figli di morissero ammazzati. Che sai, un bel VIP. Comunque, togliendo il wrap tranquillamente non ci sarà più sotto nulla, perché fortunatamente il wrap, anzi ringrazio Gianmarco Tittarelli soprattutto che me l'ha wrappata nel lontano 2019, perché questo wrap ha salvato la vita. Una volta appunto che una persona si stufa col wrap, che è una pellicola, e la macchina è il colore originale, torna al colore originale senza avere queste piccole righine da sassolini d'autostrada, l'acido dei vecchi bastardi e tutto questo. Stiamo girando il vlog, piccola pausa sulla vecchia macchinina, sulla mia piccola, e mi è appena arrivato un messaggio, ragazzi, guardate, con il video e lo spoiler e la macchina nuova che non faremo vedere, cioè ormai l'hai già fatto vedere quasi tutto, non possiamo far vedere che cos'è la macchina. A parte che Leo, cioè io vedo anche strisci qua, cioè che io non so cosa sia successo. Guarda, cioè... guarda questo. Questo qui. Questa qui. Facciamo il giretto. Guarda, questa? Mamma mia! Due volte sono stata, una volta in Spagna, sotto casa, che è quella dietro, un po' più leggera. Questa mi ha fatta sicuramente una sciura che abitava nel palazzo vecchio mio, 100%. Una strisciata allucinante. Poi sai come me ne accorgo? Ma macchine verdi, ma dove le trovi una macchina verde che ti lascia il colore? Quindi questa c'era tutta la strisciata così. Io ho scritto ma non mi ha mai risposto. Poi detto, vabbè, tanto fortunatamente non ha intaccato troppo, anzi non ha intaccato per niente il colore nero sotto. Quindi una volta che è strappo tutto, vaffanculo pure alla signora del merda. Ti piace stare vicino ai marciapiedi, eh? Cioè, no, allora, c'è qualcosa di... Questa roba l'ho fatta. Sai perché l'ho fatta? Perché volevo tornare al colore originale del... quindi... Ho stufato del nero e ho detto... Torniamo al certo. Tutti i marciapiedi, scusate, la macchina nuova, ragazzi, spero che ci abbia delle telecamere, faccio vedere queste cose più possibili. Come fai a non prendere i marciapiedi a Milano che sono invisibili ma sono alti così? Cos'è quella cosa? Leonardo, eccola qua in anteprima. Non lo facciamo vedere. Sarà censurata nel video. Ma questa è la macchina che è arrivata oggi, ragazzi. Vi giuro, la casualità è arrivata oggi. Non ve la spoilerò, ma magari ve la spoilerò a 5.000 like sotto questo video. Che ormai la sera l'avevo vista tutta. Beh, mettiamo 100. Sai che ti dico, Michel? Che voglio vedere chi ci azzecca nei commenti, ragazzi. Risponderò a chi azzeccherà il modello della macchina che ho preso. Non vi dico niente. Niente. Così ci lasci così. Buon video. Ma cazzo devo dire? Ciao ragazzi. Ciao a tutti e al prossimo video. 5.000 like, spoiler della macchina nuova. E a 10.000 like il video della macchina nuova. Oh yes. Ciao Michel, grazie. Ciao, no, ciao, ciao. Yes. Io intanto mi godo questo bel gioiellino.